E così, per aver svolto con dignità il mio lavoro, alla fine... Già, ti hanno premiato. Eh sì. Mi hanno mandato in una tranquilla procura del Nord Italia. Per forza, più lontano non potevano. Oggi sono questi i sistemi che la mafia adopera per eliminare le persone scomode. Insomma, il sistema del confino che usavamo noi negli anni 50 o 60 con loro, ce l'hanno ribaltato. E guarda che questo succede perché i politici sono profondamente coinvolti. I politici di oggi dovrebbero vergognarsi. Ai funerali di Falcone erano tutti lì a piangerlo e a fare bei discorsi su come sconfiggere la mafia. E intanto sotto banco trattavano con quelli che lo avevano ucciso. È proprio uno schifo. E Paolo Borsellino, quando venne a sapere di questa cosa, non credo che fu molto d'accordo. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se avesse reso pubblico una cosa del genere. Sarebbero usciti fuori un sacco di nomi di politici coinvolti che trattavano con Bernardo Provenzano tramite Vito Ciancimino per catturare Totò Riina. Così hanno pensato bene di accelerare i tempi e di farlo fuori, cosa che poi è successo. Per non parlare poi delle stragi di Firenze, Milano e Roma. Sono state fatte tutte in luoghi e monumenti poco conosciuti, quasi come lanciare... Un segnale. Un preciso segnale. Io mi domando, come fa un capo mafia del quartiere Brancaccio di Palermo, Giuseppe Graviano, a conoscere ad esempio la chiesa del Velabro a Roma, o a Firenze la torre del Pulci in via dei Georgofili? Io non credo che a Palermo conoscessero queste chiese. Avrebbe avuto più senso colpire dei monumenti e dei luoghi più conosciuti. Queste chiaramente sono bombe politiche. Che ad un certo punto cessano di esplodere, perché si vede che avevano ottenuto quello che volevano. Beh, vedo che le idee chiare. Senti, ma non dovevi andare in procura? Io non è che voglio mandarti via, ma... No, hai ragione. Ti saluto, facciamo che ci sentiamo. Okay. Ciao. Ciao.